Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, precedentemente nota in tutto il mondo come Suor Cristina, è stata una religiosa dell'Ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, diventando nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy, nella squadra capitanata dal rapper Ilunga Ax, il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visualizzato su YouTube a livello mondiale nel 2014. È trascorsa poco più di una settimana dal gran finale dell'Isola dei Famosi e tutti i protagonisti hanno fatto il loro ritorno a casa. Alcuni di loro hanno anche già rilasciato alcune dichiarazioni sul percorso fatto in Honduras, ed in alcuni casi hanno anche fatto delle inaspettate confessioni. Per quanto riguarda la scuccia, il suo ritorno sui social si è rivelato essere graduale. L'ex naufraga in queste ore è tornata attiva per raccontare del suo graduale ritorno alla normalità. Uno dei momenti più attesi ha deciso di immortalarlo, con un video, e si tratta di lei, alle prese, con una passeggiata in bicicletta. Si tratta di un momento che aspettava da tempo, ma che alla fine le ha però riservato una brutta sorpresa. Alcune ore fa la scuccia ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, un video di lei in bicicletta, immagini accompagnate dalle sue parole, e da una sua precisazione. Io vado finalmente in bici. Mi fa sentire libera, e poi mi mancava la natura, quindi oggi così. L'ex naufraga si è quindi immersa di nuovo nella natura, dopo i tanti mesi trascorsi in Honduras, ma questa volta non è finita benissimo. Come mostra l'immagine, l'ex naufraga si è sbucciata un ginocchio ed ha perso anche del sangue. Nel dettaglio non ha raccontato come sono andate le cose, ma si è trattato senza dubbio di una brutta caduta che le lascerà un segno visibile sul ginocchio. L'ex naufraga sta comunque bene, e al ritorno a casa si è consolata con dell'ottimo gelato.